Silvano Delgado, per quelli che sono messi in contatto solo in questo momento con noi, è nostro ospite, è tornato negli studi di Radio Lady per promuovere un disco che in realtà i nostri ascoltatori, caro Silvano, conoscono già, perché sì, è già una settimana che sta girando, infatti. In, come dicevano negli anni 80, in Habilitation, sì. Che era una bruttissima come cosa, però sicuramente e sta piacendo, devo dire, sì, che sta piacendo, sta veramente piacendo, sì, sì, è un prodotto, è venuto fuori un buon prodotto, un bel prodotto. E insieme a Marco Meloni e una De Rosa che ora avremo in collegamento telefonico, perché naturalmente lei sta lontana da qua, pertanto dove abita? Vicino Salerno. Ah, quindi insomma abbastanza sul Lago Negro. Lago Negro. C'è una De Rosa che non è una che si chiama De Rosa, cioè proprio una De Rosa è il suo una nome. De Rosa, sì sì sì, è il tutto nome, attaccato. È il suo nome, sì, sì, nome d'arte, immagino. Una De Rosa con Antonio Deodati, che è quello che ha scritto, insomma, ha collaborato nella scrittura dei testi, delle partiture e niente. Allora io ho contattato subito una De Rosa, perché serviva una voce strepitosa, assolutamente, e naturalmente dovevo affidarmi a una De Rosa e niente, abbiamo fatto questa collaborazione tutte e tre insieme e è uscito fuori Love Does X. E allora noi a questo punto diamo spazio alla musica, ce l'ascoltiamo, tra l'altro bello grintoso, bello. E poi spieghiamo perché si chiama così il titolo, perché è un titolo ha fatto molto parlare questo titolo. Ah sì? Perché l'amore non esiste. In realtà poi sotto titolo, Natale. Capito, è un titolo. E poi dopo spiegheremo perché. La motivazione, perfetto. Quindi facciamo ufficialmente le presentazioni come si deve qua all'interno di Due col Picchio. Silvano. Una De Rosa la chiamiamo dopo. Okay. Dopo. Silvano Delgado, ce l'abbiamo già? Ah, ce l'abbiamo già. Ah, è un po'. E allora la chiamiamo ora. Credevo che non ce l'avessimo ancora. Non lo sapeva. Adriana, oggi non ci capiamo io, Adriana. Signore e signori, una De Rosa. Diciamo che ho avuto pazienza. E poi mi ascolta di nuovo la canzone, mi faceva piacere. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao, una. No, in realtà era uno scherzo che volevamo farti. Cioè, della serie, grazie mille. Messo... No, intanto scusami, volevo ringraziare veramente Silvano, perché dal vivo non ho avuto modo di farlo. Non sapevo che lui alla radio ogni volta diceva così questa grande voce. L'ho sentito più volte nelle interviste e devo ringraziarlo. Silvano, ma è troppo, esagerato. No, ma guarda, cioè in realtà fuori microfoni spenti dice cose pessime, proprio brutte. No, infatti, brutte. Quello, capito, perché e dice, ne parlo malissimo, sì, io devo una cornacchia, no, brutta. Ma soprattutto dopo il quarto d'ora che gli ho fatto aspettare all'Hollywood di Milano durante la presentazione, devi sapere che comunque lui mi diceva vai, parti, e io stavo lì che parlavo un monologo infinito, perché invece capivo che dovevo tenere il tempo, perché il pezzo sarebbe partito insomma dopo, e quindi ci siamo fraintesi, però è venuta fuori una cosa carina, credo, carina, no Silvano? Che abbiamo, sì, certo, che abbiamo anche il video su YouTube. Ah, quindi chi vuole può andare su YouTube e cercare Love Don't Exist, presentazione all'Hollywood di Milano, e troverà questa simpatica cosa, magari ora con il senno di poi, con quello che ci ha detto una, magari capisce, certo. In realtà poi avete visto voi questa mancanza, sì, basta, sì. Poi in realtà la gente sì, non sì, se infatti ne siamo stati bravi, non se ne è accorto proprio nessuno. davvero è una cosa da addetti a lavori, ecco, che siamo tutti sempre scrupolosi, ma poi alla fine ma del resto quando si lavora professionalmente e si vuole lavorare bene si fa così, vero una? Eh sì, credo di sì, a parte il fatto che comunque per me è veramente un mondo nuovo questo dell'house, e devo dire grazie sempre a Silvano Delgado, perché in effetti io canto pop, ogni tanto anche musica dance, però il mondo della discoteca vera e propria è tutta un'altra cosa, insomma devi avere veramente tanta forza e grinta, e loro poi quando suonano insieme trasmettono un'energia pazzesca, e quindi mi è piaciuto da morire. Bene, bene questa cosa. Senti una domanda, ma come mai il nome Una De Rosa, cioè da dove viene fuori? Ma guarda, tu prima non avevi tutti i torti, perché in effetti è Una De Rosa proprio nel senso che è una della famiglia De Rosa. Ah, ecco, sì, ecco, è una delle tante, insomma. Ma tutte cantanti? No, per fortuna no. Ah, no, perché se no i vicini saranno felici, ovviamente. No, per fortuna no.
Bene, allora ti abbiamo sentita parlare, ci piace questa bella energia, ma anche bello sprint, così bella festosa, mi sembra. Sì, però è festosa una De Rosa. Assolutamente. È festosa. E poi insomma, voglio dire, messa nelle mani di Silvano Delgado, musicalmente parlando, ti posso garantire che sei veramente nelle mani migliori in assoluto. No, guarda, davvero, è uscita fuori una cosa veramente, secondo me, eccellente. Mi stupisco anche del fatto che c'è questa voce mia, che sembra proprio una bella voce. Dice, non ci credo manco io. Ce l'ha una bella voce. E allora, l'amore non esiste, ma la musica bella sì. In questo caso ce l'ascoltiamo. Marco Meloni insieme a Silvano Delgado, featuring Una De Rosa, Love Don't Exist. Di Una De Rosa, veramente, madò che voce, facciamolo cantare. Sì. Una De Rosa canta al telefono, canta sopra, canta sopra. Basta che mi arrabbio un poco, mi viene fuori quella voce. Ah sì, ti deve arrabbiare. La cosa qual è la cosa che ti fa arrabbiare di più, Una? Quando lavora con Delgado. Le bugie mi fanno arrabbiare. Comunque volevo dire anche. Allora, Una De Rosa è stonatissima, cioè proprio è una campana stonata. No, non puoi dire questo. Arrabbiati. No, aspetta un attimo. Volevo dire, tra l'altro, anche il testo stavolta l'ho scritto io, Silvano, a differenza delle altre volte che abbiamo collaborato. Perché dice, comunque c'ha tutto lui, no? Dice, c'ho macchine, soldi, case, così, però mi hai distrutto il cuore. Dice, l'amore non esiste. Poverino, insomma, l'unica cosa che non è riuscito ad avere è l'amore di questa ragazza. E ci dispiace tanto, però è uscita proprio fuori una bella canzone, quindi è stato meglio così, Marco. Bene, andate così. Quindi è opera tua anche il testo? Ho capito bene? Sì, dai, sono due parole però efficaci. Ma fammi capire, è una cosa vissuta? No. No, ma è sempre la storia di Marco. Io sto la storia di Marco. La storia è di Marco. Sì, la storia di perfetto, Marco, assolutamente. Okay. Sì. Mi ero perso sta parte. Infatti ora ti spiego perché il titolo è venuto fuori, questo titolo cattivo così. Perché lui ha avuto una storia d'amore. Quest'amore naturalmente è finito evidentemente in malo modo con questa ragazza. Certo. Allora, parlando di trovare l'idea di questo disco, perché naturalmente fai un disco cantato, ci vuole un'idea, ci vuole una storia. Allora lui in quel momento mi parlava di questa ragazza che insomma è finita questa storia in malo modo, e niente, ha detto cavolo, allora dice, lui parlava, faceva, dice no, ma l'amore io non ci credo più, l'amore è una non esiste, non è e ha detto cavolo, allora perfetto, l'amore non esiste, si fa un brano grintoso rock, nonché quando ho mandato il testo, ho mandato l'idea a Una De Rosa, lei me l'ha cantato naturalmente con la sua splendidissima voce che del suo genere, che canta. Vedi che poi... sei esageri, poi sbagli. No, splendidissimissimo. Ma era veramente emozionato, garantire. E allora lei me l'ha cantato col suo genere. Arai, l'ho richiamato e ho detto Titti, ho detto guarda non stare calmina, incazzati un po'. Ho detto guarda che il brano si chiama L'amore non esiste, deriva da una storia conclusa male, quindi detto, insomma il pezzo è bello, ma insomma ci vuole un po' di grinta, un po' di cattiveria. Ma detto fatto, si è mangiata ogni tipo di persona d'intorno mentre cantava il pezzo. Sì, infatti ho detto, ma Antonio non l'hai mica picchiato. Antonio è scappato, immagino. Antonio è scappato. Ragazzi, allora io vi ringrazio. Noi ringraziamo te, Una. Vi saluto.
Oh, Silvana, noi ci si vede presto, spero. Sì. Ok, perché ora c'è da fare anche c'è per la capannina sabato. Assolutamente, sabato. C'è da fare il follow up ora? Sì, no, perché ora c'è da fare il video di questo. Ah, il video, il video ufficiale. Poi se capita un'altra cosa a Marco, noi siamo comunque contenti di farci su una canzone. Ah. Siamo ispirati. Beh, noi ti ringraziamo una infinitamente. Ciao, buona serata. E come dico sempre io ai miei ospiti, in questo caso, merda per il futuro, perché insomma ovviamente oltre al progetto con Silvano Delgado e Marco Meloni hai ovviamente anche la tua carriera da solista che andrà avanti sicuramente alla grande. Ok, grazie mille, buona serata a tutti. Ciao, una delle nostre microfoni. E allora, Silvano.